Va bene. Prego, sindaco. Una volta tanto. Allora, io avevo il pudore di non parlare perché le situazioni sono state abbastanza dialettiche. Vorrei soltanto darvi alcune notizie, alcuni chiarimenti, alcuni rasserenamenti. Il problema del terrorismo, chiamiamolo istituzionale, non ci appartiene. Ci appartiene invece i livelli di inviti e di tensione che ci dà il consigliere Matergoni. Vedete, mentre noi siamo qui a discutere della Tari, l'assessore Zoccali è a Nova Siri per avere un incontro diretto su mia delega con il presidente della regione Puglia e con il presidente della regione Basilicata per contenere i costi di questa tariffa di cui noi oggi stiamo discutendo. Cioè, noi non stiamo facendo operazioni di divertimento su queste cifre, così come noi siamo costretti, caro amico Iacovone, a gestire un modello di gestione che non ci appartiene, perché è un modello di gestione che noi abbiamo ricevuto in dote. Per cui tutte le verifiche che verranno fatte, quando verranno fatte, saranno legate a quei discorsi che sono stati fatti sui capitoli degli indirizzi, delle programmazioni, dei progetti, tenendo conto che sarà possibile un miglioramento nella gestione e nei costi della raccolta differenziata, entrando visceralmente, mentalmente, consapevolmente, culturalmente nei livelli di innovazione tecnologica del nostro tempo. E questi livelli di innovazione tecnologica che sono in agguato e che sono in atto portano a quel risultato. Rifiuto zero. Allora, questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Noi oggi che stiamo facendo, amici consiglieri e consiglieri? Stiamo sostanzialmente attuando, come fatto esecutivo, una delibera di una giunta che è stata la giunta precedente. Mi chiedo, quella dimensione di spesa, come era uncinata un discorso giuridico se non erano state applicate, approvate le tariffe in consiglio regionale e comunale? Siamo di fronte al parossismo di una giunta che stabilisce di spendere 400.000 euro al mese in assenza dell'applicazione. E oggi ci viene contestato che noi spenderemo 400 euro al mese, 400.000 euro, perché approviamo le tariffe in maniera tardiva. Guardate che è un controsenso e una contraddizione. Altro problema. Sul capitolo della Tari, io ho letto le sentenze, non è in agguato la decisione del Consiglio, perché se leggete quelle sentenze riguardano IMU e TASI. La Tari non c'è per una ragione giuridica, perché per legge noi siamo costretti all'equilibrio di bilancio, perché dobbiamo equilibrare i costi. Tanto spendiamo, tanto dobbiamo ricavare. Quindi questo è il livello di attenzione su cui noi dobbiamo operare una riflessione. E poi devo dire l'ultima cosa. Io sono consapevole che la discarica non è chiusa, ma non è autorizzata a ricevere conferimenti, perché la chiusura di una discarica avviene attraverso quelle operazioni di cui parlava l'amico consigliere Scarola. Mi chiedo e chiedo a voi e a voi consiglieri, perché
i precedenti governi non hanno messo da parte quella percentuale obbligata per legge che serviva a creare il salvadanaio per le chiusure della discarica. C'è una normativa che impone l'ammortamento annuale da parte dell'ente locale destinato alla chiusura. Allora, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io non voglio entrare qui nella polemica, qui dobbiamo ritrovare il senso di una visione, di una iniziativa comune di questo Consiglio Comunale che porti alla risoluzione di questi risultati. Io non vorrei dire una frase cattiva che mi ha insegnato mio padre, nel senso che la giurisprudenza è volubile, è muta come i tempi. Le giurisprudenze non sono le leggi di Mosè e quindi l'umore delle leggi e delle sentenze non sono la giurisprudenza ai livello della interpretazione. Mi chiedo per caso, la questione di merito del comune calabrese aveva la stessa nostra condizione che noi siamo arrivati a questa approvazione dopo una tornata elettorale che si è chiusa il 15 giugno? C'erano i tempi di 45 giorni per poter fare quello che la legge impone. C'era una situazione di stato di necessità che impediva questa possibilità di contenere nei 45 giorni liberi che avevamo di... come dice il regolamento, entrare in questa... Allora, ecco, non facciamo operazioni di comitato di guerra, perché allora io vorrei allora arruolare un plotone di esecuzione per mettere al muro qualcuno che ci ha portato a queste condizioni. Allora, queste cose volevo dirvi con molta franchezza. Noi stiamo lavorando, e devo dare atto all'assessore Zoccoli, di modificare il modello di gestione, di completamente ribaltarlo, avendo certificato che vi è la Regione Basilicata di conferire ormai i rifiuti nella discarica di La Martella e che abbiamo due problemi, il problema dei rifiuti zero e il problema della chiusura della discarica, di cui già conosciamo i costi terribili per la chiusura, ma su cui stiamo lavorando su altri percorsi che io spero fra qualche mese di potervi comunicare. Allora, questo è lo scenario in cui stiamo. Allora, sulla Tari io invito tutti a trovare un momento di rasserenamento, perché non si può trovare la pagliuzza nell'occhio del contraddittore quando uno ha una trave terribile e infuocata nel proprio occhio. Allora, queste cose io volevo dirvi dicendo ancora una volta una mia personale, diciamo, riflessione. Con l'assessore Eustachio Quintana noi ci siamo visti ripetutamente, abbiamo stabilito che questo era un passaggio di emergenza, che dal primo settembre dobbiamo allora finalmente, insieme a tutto il Consiglio Comunale, rimettere in pista un disegno di un bilancio triennale che possa portare alle soluzioni dei problemi che ci stanno di fronte. Noi stiamo oggi valutando un progetto di strumento contabile politico che per 8 mesi è già stato consumato. Ma di che discutiamo? Cioè, non è che noi stiamo in una condizione
di poter alimentare con un nostro intervento forte una metamorfosi di bilancio comunale. Il bilancio è quello, è ingessato perché è stato ingessato dalle situazioni, chiamiamole istituzionali, elezioni, politiche, non voglio entrare nelle polemiche, ma questo è lo scenario in cui viviamo. Per cui il cittadino che protesta meno tasse deve dircelo a tutti quanti noi che qui c'è un problema, che dobbiamo insieme trovare il sistema dal 2016 di ridurre le tasse. E secondo quella mia visione che qualcuno contesta come folle, io già intravedo le condizioni non astratte ma giuridiche di ciò che avverrà nel prossimi mesi. Caro amico Scarola, nel prossimo mese gli uffici del demanio dell'Agenzia delle Entrate, cioè il vecchio catasto, deve aggiornare tutte le rendite catastali sulla base del valore. Allora, quando si aprono questi scenari, secondo me la TASI sparirà come fatto di aumento di quello 0,6%. Io faccio una pubblica confessione. Io abito in una casa nei Sassi che per una ragione ormai legata alle condizioni politiche, storiche e culturali del nostro tempo, paga niente di tasse. Chi vive nel centro storico di Madrid paga nulla, perché sembrava che era la parte vecchia, la parte oggi invece è la parte viva. Siamo come al complesso, alla situazione paradossale, che l'occupazione di suolo costa più alla Nera che in via Ridola. Allora sono queste, amici miei, le questioni su cui noi dobbiamo lavorare e che vi invito a lavorare. L'escamotage tecnico, la trappola tecnica, la minaccia del ricorso, il terrorismo della responsabilità personale non ci appartiene, perché noi siamo qui fronte alta, a assumerci le responsabilità che la comunità di Matera ci ha dato. Ecco perché invito tutti a un momento di rasserenamento e sta a pensare che questo è un passaggio obbligato, che però è la pista su cui noi dobbiamo far decollare le nostre azioni future per la costruzione di un bilancio che modifichi il modello di gestione di cui noi abbiamo parlato. Grazie, per cortesia, i soliti noti.